Bene, buonasera. Martedì passato eravamo qua. Qualcuno di voi che era qua se lo ricorda, forse. Eravamo qui a martedì sera, a un certo momento, con una quasi precisione, così, sì, è andata bene, nel senso che finita la conferenza hanno cominciato a suonare le sirene. Beh, insomma, questo periodo che è passato credo che abbia segnato un po' tutti noi. Però lo spettacolo va avanti, lo spettacolo va avanti assolutamente. E questa sera non c'è il pieno di solito, perché in concomitanza c'è al Teatro Goldoni un'assemblea sulle ragioni del sì e le ragioni del no. E che è un referendum al quale siamo chiamati tra pochissimo tempo, e poi naturalmente si parlerà anche dell'acqua alta. Ci sono i fedelissimi, che io naturalmente ringrazio di essere qui con noi per avere una conferenza fatta da Nicola Novarini, che è un biologo, che è uno zoologo, che è un erpetologo. Io sono dovuto andare a vedere cos'è l'erpetologo, perché non so cosa sia. Nicola è uno dei, diciamo, dell'ultima covata della Fondazione Musei Civici, perché ormai ha fatto una lunga esperienza universitaria anche all'estero, e poi ha fatto parte delle cooperative, e poi a un certo momento è stato, insieme ad altri suoi colleghi, assunto per il Museo di Storia Naturale, allorché il Museo di Storia Naturale, chiuso da molto tempo, nell'anno, quando è stato riaperto col nuovo allestimento? 2010-2011. Ecco, nel 2010 e nel 2011 ha cominciato a rifunzionare con un allestimento molto innovativo, un allestimento molto nuovo. Ed è un museo che ha delle caratteristiche molto particolari, perché è proprio un, tra l'altro, un museo delle collezioni naturalistiche. Il collezionismo naturalistico è quello che è proprio al centro della conversazione oggi di Nicola Novarini, che si è molto sviluppato nell'Ottocento, dopo aver avuto naturalmente anche delle anticipazioni 6-700 con le Wunderkammer, per esempio, e che ha trovato comunque anche nei nuovi viaggi che si facevano nell'Ottocento, nelle nuove scoperte geografiche, ha trovato un interesse in questa città molto vivo, e persone che facevano, non so se anticipo qualche cosa, insomma, ma persone che facevano collezionismo di tutti i generi, lo stesso Correre Teodoro aveva una parte dedicata al naturalismo. Il primo direttore dei musei civici, Algarotti, era un mineralogo. Quindi, ecco, voglio dire, questa passione per il collezionismo scientifico era qualcosa che si sentiva molto nell'Ottocento. Ma io adesso passo direttamente la parola, mi scuso se a un certo momento mi vedrete scattoiare via, ma devo, c'è una riunione qua dell'Ateneo al quale devo andare a partecipare, ma c'è la dottoressa Suppiei che tirerà per me gentilmente le conclusioni. Grazie. Pronto? Sì. Allora, buongiorno a tutti. Sono, come mi ha introdotto il dottor Tonini, che ringrazio molto per l'invito, soprattutto perché molto spesso in una città come Venezia, molto dedicata all'arte, alla storia, l'aspetto scientifico-naturalistico non è, diciamo, tra quelli più preponderanti nel panorama, diciamo, culturale veneziano, anche se abbiamo una storica università, abbiamo l'Istituto Veneto, abbiamo diverse istituzioni, insomma, che si occupano di scienza, non ultimo il Museo di Storia Naturale.
Quindi ringrazio Camillo, un po' si è anticipato qualche cosa che dirò anch'io, ma è doveroso insomma in realtà come, come introduzione. E porto subito i saluti dello staff del museo, del direttore Luca Mizzan e del responsabile della sezione ricerca Mauro Bon, che non sono potuti venire perché, come molti di voi ovviamente, anche noi abbiamo subito grossi problemi con l'acqua alta che ci ha danneggiato alcune aree del museo. Allora, tra mummie di coccodrillo e rospi sotto spirito, per questo titolo, perché sono alcune delle reperti, diciamo, che possiamo, per chi conosce il Museo di Storia Naturale ha sicuramente già osservato questi reperti, ma andiamo un attimo con ordine. Quando comincia il collezionismo naturalistico? Diciamo che si tende a considerare il collezionismo naturalistico nel senso più lato, cioè il collezionismo di oggetti naturali, come qualcosa che è connaturato alla natura umana. Se pensiamo a delle antiche tombe, anche preistoriche, in cui vengono trovati oggetti monili, oggetti realizzati con conchiglie, con pietre, eccetera, vediamo che la raccolta e la conservazione di oggetti naturali è sempre stata presente nella cultura umana. Ovviamente, per quel che riguarda la conservazione, i più importanti sono stati chiaramente gli antichi egizi. Qua abbiamo degli esempi di mummie di animali, abbiamo coccodrilli, abbiamo gatti, abbiamo falchi, abbiamo addirittura insetti, i classici scarabei, perché facevano parte del pantheon delle divinità egizie, le divinità animali, e quindi chiaramente questi oggetti, questi organismi venivano preparati e mantenuti per lunghi periodi e spesso ovviamente inclusi nelle sepolture. Diciamo che il collezionismo però vero e proprio, con un intento più culturale e scientifico, comincia con il Rinascimento, con soprattutto l'apertura, come diceva il dottor Tonini, degli orizzonti commerciali, delle nuove terre che venivano, che si è cominciato ad esplorare appunto a partire dal fine del 400, 500 e poi 600, per culminare poi in quello che sarà l'esplorazione del mondo nell'800. Questi materiali sono stati portati all'inizio senza uno scopo scientifico, ma semplicemente come curiosità, ma sono stati acquisiti dai soprattutto facoltosi dotti dell'epoca, che li utilizzavano per adornare i gabinetti cosiddetti scientifici, che però all'epoca appunto erano più delle vere e proprie Wunderkammer, quindi camere delle meraviglie, che come potete vedere da queste immagini, allora sulla sinistra vedete l'immagine della Wunderkammer di Ferrante Imperato a Napoli, pubblicata nel 1599, è la prima rappresentazione iconografica di una Wunderkammer, e anche nel Gabinetto delle Curiosità di Ole Worm a Copenaghen vedete che i reperti naturali, cioè il coccodrillo, i gusci delle tartarughe, un sacco di organismi, in generale erano, in questo periodo erano più che altro essiccati, non erano tassidermizzati, non erano conservati in maniera particolarmente efficace per mantenerli sul lungo periodo, ma costituiscono la grande maggioranza degli oggetti contenuti in questi antichi musei, che sostanzialmente sono i precursori degli odierni musei di storia naturale. I musei di storia naturale sostanzialmente nascono alla fine del 600 in realtà, e questo è dovuto sia allo sviluppo del metodo scientifico introdotto da Galileo, sia anche dall'aumento delle capacità di conservazione dei materiali. Per dirne una su tutte, nel 600 nasce la capacità di conservare gli esemplari in liquido, una delle conservazioni più semplici in realtà, perché mantenere degli esemplari in alcol, in
spirito divino, come si chiamava all'epoca, è la cosa più semplice, soltanto che nessuno ci aveva pensato precedentemente. Quindi diciamo che, tanto per fare un inquadramento, insomma, di quello che è l'origine del collezionismo, e diciamo che questa è la partenza. Cosa succede a Venezia? Allora, a Venezia è una situazione un po' particolare, perché sebbene dal 500-600 Venezia sia uno dei centri principali di stampa dei testi scientifici di tutta Europa, proprio perché mancava l'influenza diretta della Chiesa sulla Serenissima, e quindi era possibile stampare dei libri e dei risultati di studi che erano banditi praticamente in tutta l'Europa, come sapete. E quindi diciamo è una fucina di diffusione delle idee e delle ricerche degli studi scientifici, però in realtà non sviluppa un nucleo, diciamo, di studiosi delle scienze naturali particolarmente influente, come invece può succedere in altre città, caso su tutti quello tra quelli più vicini, la città di Padova, in cui è presente chiaramente l'università, una delle università tra l'altro più antiche d'Europa. E quindi nell'Ottocento prende vita quella che è una diciamo un insieme di studiosi che comincia a raccogliere questi dei materiali scientifici che poi diventeranno l'eredità, diciamo, del Museo di Storia Naturale, ma adesso li vedremo poi con calma, attraverso proprio i collezionisti. Li chiamo collezionisti in senso generale, ma in realtà in molti casi non sono collezionisti in senso stretto, sono raccoglitori di materiali che spesso derivavano dagli studi effettuati. E possiamo dire che tutto questo fervore ottocentesco per le scienze naturali ruota attorno anche alla figura di Gian Domenico Nardo, che è un personaggio, un medico sostanzialmente, da famiglia di origine chioggiotta, ma lui è veneziano, che è appassionato di scienze naturali, si occupa di scienze naturali, si occupa in realtà di un sacco di cose, poi lo vedremo, ma diciamo è particolarmente interessato a colmare un gap, un vuoto che è presente a Venezia in quanto capitale della zona, esattamente della Serenissima in passato e poi adesso del Veneto, cose che stavano succedendo praticamente in tutte le città d'Europa. Quindi Venezia, diciamo, in qualche modo era un po' indietro da questo punto di vista. Stava cercando quindi di promuovere la creazione di una raccolta di storia naturale a livello regionale. Particolarmente interessante perché, allora andiamo con ordine, nel 1834 presenta all'arciduca Ranieri, quindi al viceré del Lombardo-Veneto, la proposta per creare questa raccolta a Venezia. La proposta viene in parte accettata, ma non completamente, nel senso che viene stimolata la creazione di raccolte locali, ma non di una raccolta centrale, bensì di raccolte sparpagliate tra i licei e i municipi in tutto il Veneto, in modo che ogni città e ogni liceo abbia le sue raccolte locali, per i licei chiaramente dedicate alla didattica, soprattutto per i municipi legate soprattutto invece ad avere un campionario dei prodotti naturali del territorio. E, comunque Nardo insiste in questo cercare di creare una raccolta unica rappresentativa di tutta la regione, possibilmente anche oltre, ma diciamo in partenza per la regione del Veneto, e credo proprio in questa sala legge nel 1838
un'invocazione per diciamo creare un vero e proprio museo di scienze naturali a Venezia, un'invocazione che poi viene appunto pubblicata ed è strutturata come un vero progetto scientifico di allestimento di un museo scientifico. Quindi diciamo Nardo è molto avanti, anche se poi si trova a dover diciamo fare i conti con quella che era la situazione un po' dell'epoca e quindi anche con le risorse disponibili. L'Istituto Veneto recepisce questa invocazione in realtà e quindi cominceranno a venire create le cosiddette raccolte naturali dell'Istituto Veneto che come molti di voi immagino sapranno era situato a Palazzo Ducale almeno fino al 1891, quindi queste raccolte vengono ordinate e esibite a Palazzo Ducale insieme a raccolte tecnologiche, quindi non soltanto i prodotti naturali del territorio ma anche i prodotti dell'ingegno degli studiosi e anche dei tecnologi veneti. Parallelamente diciamo, le disposizioni emanate da Ranieri nel 1936 comunque consentono ai licei veneziani, ai principali licei veneziani che sono sostanzialmente il liceo Convitto di Santa Caterina e il liceo Marco Polo, il liceo di Santa Caterina che poi diventerà il liceo Marco Foscarini, di ampliare le loro raccolte naturali didattiche che comunque mantengono appunto una funzione più didattica, quindi non sono raccolte scientifiche, raccolte con un interesse particolarmente scientifico, ma sono specialmente dedicate ad illustrare quella che è il programma didattico sostanzialmente delle scienze naturali all'interno dei licei. Quindi non andranno a formare, anche se poi una parte diciamo, viene acquisita anche dai musei, diciamo per motivi piuttosto più che altro storici, non andrà a costituire dei nuclei importanti dei musei di storia naturale, del museo di storia naturale veneziano. Diciamo. Allora, parallelamente a quello che succede all'Istituto Veneto, al Museo Correr, come già accennava il dottor Tonini, viene ampliata anche la parte naturalistica. Correr ha dei materiali naturalistici, non molti, in parte non sappiamo quali, nel senso che c'è un vecchio inventario redatto a mano ovviamente da Lazzari, dal primo direttore, credo, no? Sì. Mm-hmm. Non il primo. Sì, ok. Mm-hmm. E quindi qualche materiale c'è, non è riconoscibile in gran parte all'interno delle collezioni perché sono andate perdute le etichette, le numerazioni con i vari spostamenti e quindi diciamo che alcuni siamo riusciti, poi vedremo, a riconoscerle, ma poca cosa. Comunque, come probabilmente sapete, durante il passaggio diciamo in seguito diciamo alla donazione del materiale di Correr al Comune di Venezia e successivamente fino a quella che sarà poi l'apertura della raccolta Correr nel Museo Civico alla cittadinanza, verranno effettuati moltissimi doni da parte di studiosi, di collezionisti eccetera al museo, alla raccolta Correr, e tra questi ci saranno delle importanti collezioni naturalistiche che vedremo velocemente dopo. Per concludere, diciamo, arrivare alla situazione odierna in qualche modo, nel 1918 muore il conservatore dell'Istituto Veneto e quindi le raccolte vengono in qualche modo un po' abbandonate a se stesse. Nel 1922 la parte storia e arte del Museo Correr, ovvero il vero Museo Correr, in qualche modo si trasferisce a Palazzo Reale, il materiale naturalistico però resta al Fontego dei Turchi. Nel 1923 viene istituito il Museo di Storia Naturale di Venezia, al Fontego dei Turchi, con quindi come nucleo fondante le raccolte naturali dell'Istituto Veneto e le raccolte naturalistiche del Correr. E questo, come già detto,
salterei, diciamo, l'aspetto del Fontego, che molti di voi conosceranno. Comunque, diciamo che il Fontego viene acquisito dal comune e viene acquisito dal comune per spostarvi all'interno proprio le collezioni della raccolta Correr, che nel frattempo si erano allargate a dismisura e non erano più gestibili all'interno del palazzo Correr. Allora, farei una piccola parentesi adesso su quello che sono le raccolte di storia naturale, perché parliamo di naturalisti, parliamo di collezionisti, ma forse è bene spiegare esattamente in cosa consistono questi oggetti, che in generale nell'immaginario collettivo evocano depositi polverosi, animali accatastati in stanzini e armadi, oppure un concetto di musealizzazione molto ottocentesco, con infinite serie di organismi con il loro cartellino che dicono poco al visitatore, diciamo, attuale. E parentesi, nella parentesi, come vedete sotto, i beni naturalistici sono stati inclusi ufficialmente come beni culturali, quindi da un punto di vista anche legale, solo nel 2004 col codice Urbani. In precedenza erano, diciamo, solo informalmente considerati beni culturali, ma in realtà erano molto spesso considerati delle cose un po' al di fuori, gestite a livello, diciamo, diverso. Allora, brevemente, velocemente, in cosa consistono questi reperti? Possiamo avere la maggior parte reperti a secco, soprattutto per esempio quelli più antichi sono spesso reperti a secco. Reperti piccoli, come possono essere gli insetti, come possono essere aracnidi, anche altri artropodi come appunto i crostacei, possono essere mantenuti facilmente a secco, mantengono la loro forma, sono utilizzabili sia come per esposizione ma sia anche come oggetti scientifici per lo studio. Il vantaggio di quelli piccoli è che chiaramente posso proteggerli molto meglio, quindi molte di queste collezioni sono sopravvissute anche perché chiuse in scatole più o meno sigillate potevano essere preservate da quelle che sono le problematiche principali. E se pensate tanti, diciamo, oggetti d'arte, oggetti storici che sono pervenuti fino a noi anche da un passato piuttosto antico, non avete questa situazione molto spesso per i reperti naturalistici, perché i reperti naturalistici sono estremamente più deperibili, a parte, diciamo, l'incuria dovuta al minore interesse in qualche modo anche economico, ma spesso dovuti al fatto che vengono aggrediti da tutta una serie di problematiche come sono parassiti, sono muffe, sono altri organismi, per non parlare delle intemperie. E un'altra tipologia ovviamente di reperti a secco che possono essere facilmente mantenuti sono gli erbari, con le piante che vengono essiccate, assolutamente private quindi di qualsiasi della parte acquea, e quindi anche queste hanno una possibilità di conservazione sul lungo periodo. Sono forse i reperti più antichi che abbiamo come reperti, diciamo, se escludiamo fossili minerali, che ovviamente essendo rocce possono mantenersi su per periodi molto più lunghi. E abbiamo quindi erbari del 700 in museo, abbiamo erbari anche del 600 e del 500 in altre istituzioni europee. A secco abbiamo anche vertebrati tassidermizzati. I vertebrati sono più complessi in qualche modo, essendo organismi molto più grandi, chiaramente è più difficile conservarli, preservarli. Di solito sostanzialmente si tratta del mantenere l'involucro esterno, quindi la pelle, a volte parte dello scheletro, e l'interno viene completamente svuotato e riempito con materiali vari. In passato questi materiali potevano essere paglia, potevano essere altri materiali organici che non aiutavano la conservazione. Oggi chiaramente si preferisce mettere materiali sintetici che fanno, diciamo, creano meno problematiche. In passato, anche nell'Ottocento, diciamo, forse alla fine dell'Ottocento, poi prima del Novecento, veniva utilizzato il gesso come riempitivo. Il gesso però ha dei grossi problemi, non ultimo il fatto del peso. Pensate allo squalo che vedete qua sotto, che è uno squalo pescato a Trieste, primi
1904, se non sbaglio, e chiaramente riempito di gesso pesava uno sproposito, poi è stato modificato. Quindi chiaramente problematiche legate proprio al mantenimento di questi reperti, anche e soprattutto per quanto riguarda i reperti ottocenteschi. Materiali osteologici hanno problematiche minori, diciamo, l'osso bene o male una volta essiccato non si deteriora più di tanto, ha solo qualche problema legato all'umidità che può provocarne lo sfaldamento, diciamo i cambiamenti repentini di temperatura e di umidità che possono provocare degli sfaldamenti, però in generale è più facile consolidarlo, è più facile mantenerlo, non ha tante parti aggredibili, almeno diciamo se consideriamo l'osso puro. Poi chiaramente uno scheletro montato, per quello che concerne per esempio le raccolte scientifiche, quindi pezzi che venivano montati per essere per fornire la struttura, la visualizzazione della struttura dello scheletro completo dell'organismo, chiaramente posseggono anche le cartilagini, e le cartilagini sono chiaramente aggredibili da agenti esterni. Collezioni in liquido, come si diceva, l'utilizzo delle collezioni in liquido risale al 600, sono una delle modalità più semplici, in parte più economica e molto utile soprattutto per animali molli, come possono essere invertebrati marini, possono essere anfibi, rettili, possono essere piccoli pesci e piccoli mammiferi, cioè tutti e soprattutto animali di non grandi dimensioni, perché ovviamente lì il limite ce l'abbiamo con la dimensione del contenitore. Qual è l'unico problema di questi oggetti? È il rischio di essiccazione. Se la sigillatura del contenitore non è perfetta e non è controllata, soprattutto nel tempo, il liquido evapora e possiamo avere dei danni molto grossi e poi la rottura del vaso, che chiaramente è di vetro. Questo può sembrare banale, ma in realtà è uno dei motivi per cui tanti reperti ottocenteschi non sono arrivati fino a noi, non tanto in parte anche per eventi bellici che hanno appunto provocato distruzione di parte del patrimonio, ma anche semplicemente perché vari spostamenti, traslochi eccetera, in condizioni in genere poco adatte, hanno provocato se non la distruzione quantomeno l'inclinamento del vetro e quindi in seconda battuta la perdita del liquido conservante. Paleontologia e mineralogia. Paleontologia e mineralogia invece danno meno problemi, sono classicamente i fossili e minerali che abbiamo tranquillamente nei nostri musei, fossili e minerali cavati nel 500 e nel 400, insomma, quindi non hanno grandi problematiche di conservazione. Poi abbiamo alcune raccolte particolari che sono le raccolte anatomiche e che vedremo meglio dopo, e le raccolte di etnografia e altre raccolte particolari. Queste sono più peculiari in qualche modo perché sono composite, quindi hanno all'interno materiali di vario tipo e questo chiaramente crea una assomma, diciamo, diverse problematiche di conservazione. E sottolineo appunto questa cosa della conservazione perché è il motivo per cui abbiamo o non abbiamo determinati reperti oggi ancora disponibili nel nostro museo, anche se erano stati raccolti nell'Ottocento, dipende proprio spesso da questo. E chiudo con questa, diciamo, carrellata dei reperti con biblioteche, cioè i materiali bibliografici e i manoscritti. Questi sono, non sono, diciamo, oggetti secondari del collezionismo naturalistico, ma sono un po' in parte il prodotto, in parte la base, perché si tratta dei testi a volte prodotti dagli studiosi che hanno raccolto le collezioni, a volte utilizzati per produrre gli studi in questione. Quindi si tratta di materiali d'uso, in qualche modo, molto spesso li trovate con annotazioni autografe appunto sui
sui libri stessi, sugli articoli stessi, che diciamo rendono questi oggetti non semplicemente dei materiali della biblioteca, ma dei preziosi reperti della storia della scienza e della storia naturale veneziana e un po' in generale. Ovviamente devono essere, diversamente dai reperti naturalistici in senso stretto, hanno poi necessità di essere resi più velocemente e più ampiamente accessibili al pubblico, quindi biblioteche adeguate, catalogazione, eccetera. E passiamo adesso ai protagonisti un po' di queste collezioni. Chi, ovviamente non li enumererò tutti, non li indicherò tutti perché sono tantissimi, vi parlerò soprattutto di quelli più importanti e o di quelli che hanno avuto un ruolo nelle collezioni erpetologiche, cioè le collezioni di cui mi sono occupato sostanzialmente io, da punto di vista un po' di ricerca e un po' comunque di conservazione appunto del patrimonio del Museo di Storia Naturale di Venezia. Non possiamo chiaramente saltare Teodoro Correr, come si diceva prima, perché è il fondatore in qualche modo del Museo di Storia Naturale. Qui vedete a sinistra la vista di Palazzo Correr, che è la casa Correr in cui era depositato il nucleo originale. Se per caso siete passati in Salizzato del Fontego e ci avete fatto caso, è ancora scritto raccolta Correr sull'accesso principale che si vede qui in basso a sinistra. Al centro vedete il bancone che abbiamo dedicato nell'esposizione del museo alla museologia ottocentesca e abbiamo alcuni dei reperti che siamo riusciti ad attribuire a Correr. Alcuni in realtà derivano da un prestito di Palazzo Ducale, a suo tempo appunto curato dal dottor Tonini stesso, e abbiamo alcuni materiali che derivano dalla biblioteca. La biblioteca naturalistica di Correr, e di questo siamo sicuri perché ci sono gli ex libris all'interno dei testi, è rimasta all'interno della biblioteca del Museo di Storia Naturale, non è finita nella biblioteca del Museo Correr come invece tutto il resto del patrimonio appunto di Teodoro Correr. E poi abbiamo alcune, vedete queste conchiglie, e sotto non so se si capisce bene, ma sono delle code di razza di pastinaca, in particolare una razza che è presente anche in Mediterraneo, ma insomma più in paesi tropicali, che è dotata di un aculeo molto lungo, velenoso, molto pericoloso. E siamo riusciti a riattribuire questi pezzi alla collezione di Correr dagli schizzi associati al catalogo di Lazzari di cui si parlava prima, in cui non c'è una elencazione dei materiali naturalistici molto dettagliati, cioè c'è una implicito che sono presenti, ma non c'è un elenco vero e proprio da cui poter partire per ricostituire questo patrimonio, e quindi ci siamo dovuti basare su questi schizzi, che però in qualche caso sono abbastanza fedeli. Non so se si riesce a vedere, ma vedete, si individuano le conchiglie, si vede la coda, in un altro disegno è visibile il dente di un narvalo, che è questa balena diciamo da cui aveva tratto origine un po' la leggenda dell'unicorno, e quindi materiali che insomma siamo riusciti a ricollocare al giusto raccoglitore. Un altro importante tassello delle raccolte del Museo di Storia Naturale, anche in questo caso non si tratta di un naturalista vero e proprio, è un esploratore, Giovanni Miani. Chi conosce il Museo di Storia Naturale insomma lo conoscerà, perché era una delle sale classiche che era già presente, anzi possiamo dire era già presente nell'allestimento del Museo Correr, del Museo Raccolta Correr, ancora a fine Ottocento, nel senso che questo materiale è stato raccolto da Miani durante una spedizione, la sua prima spedizione in Africa, particolarmente in Sudan, alla ricerca delle sorgenti del Nilo, spedizione tristemente fallita, ma che ha consentito di raccogliere oltre 1800 reperti etnografici,
che costituiscono una delle più importanti raccolte etnografiche, che costituivano, scusate, all'epoca una delle più importanti raccolte etnografiche d'Europa, sia perché erano state raccolte con un approccio sostanzialmente scientifico e quindi non alla rinfusa come la maggior parte appunto dei collezionisti tra virgolette puri dell'epoca precedenti, e sia perché lo stesso Miani ha lavorato anche sull'aspetto allestitivo e di organizzazione di questa collezione. Qui vedete rappresentata in alto sulla sinistra una litografia disegnata da Miani stesso, che è presente anche sulla nostra fascia illustrativa nell'allestimento del museo, che indica al futuro allestitore di questo materiale, perché non è stato lui ad allestirlo, come dovevano essere organizzati i reperti che provengono da tribù diverse con cui era venuto in contatto durante la sua spedizione. Tra l'altro è molto interessante perché in biblioteca abbiamo il diario manoscritto, in realtà non è un diario di viaggio, è un resoconto postumo redatto in base alle note che si era fatto durante l'attività, per cui abbiamo delle informazioni molto dettagliate su quello che era la situazione che lui si è trovato a vivere durante la spedizione e anche sull'uso, quindi, in certi casi, di questi oggetti. Quindi, diciamo, un approccio decisamente moderno, anche se si tratta della metà dell'Ottocento. Un'altra cosa interessante, da cui prende un po' spunto il titolo della nostra conferenza, sono questi coccodrilli che vedete a fianco della mummia di sacerdotessa, un classico anche questo del nostro museo, che molti si ricordano dalle gite delle elementari al Museo di Storia Naturale. Le mummie in realtà non fanno parte della raccolta sudanese, fanno parte di materiali raccolti nel sud dell'Egitto, a Manfalut in particolare, in una necropoli, dove sono state trovate queste mummie umane di sacerdoti e sacerdotesse, e lui descrive la presenza testuale di milioni di coccodrilli tumulati. Poi se erano milioni non si sa, però sicuramente doveva essere un numero estremamente elevato di animali mummificati, in questo caso imbalsamati, e ne riparleremo un attimo dopo velocemente per un altro motivo. Qui velocemente vi parlo di tre collezionisti che non sono particolarmente, appunto, di cui non mi sono particolarmente occupato perché non hanno raccolto materiali erpetologici, ma in realtà sono alla base, appunto, Gian Domenico Nardo ne abbiamo già parlato sostanzialmente, e cito soprattutto Niccolò Contarini e Giovanni Zanardini. Niccolò Contarini, famoso per l'aspetto zoologico soprattutto, si occupava anche di botanica. Bisogna pensare che nel primo Ottocento soprattutto la cultura scientifica era abbastanza enciclopedica, quindi si tendeva a non specializzarsi in un ramo specifico, come è necessario oggi in qualche modo, perché la mole di conoscenze è talmente elevata che è impossibile fare tutto. All'epoca chiaramente l'interesse era molto più vasto. Quindi ha raccolto la prima collezione naturalistica vera e propria che entra a far parte della raccolta del Museo Civico e raccolta Correr, ovviamente dopo la morte di Correr, quindi alla prima metà dell'Ottocento. E è molto attivo anche nell'aspetto scientifico, cioè non è semplicemente un collezionista, ma è uno studioso che si occupa di uccelli, soprattutto sia dall'aspetto ecologico ma anche dall'aspetto anatomico. Cioè in museo abbiamo, in biblioteca abbiamo i manoscritti del suo fondo manoscritto, in cui sono illustrate le dissezioni degli organi di produzione della voce degli uccelli, che sono degli studi anatomici molto all'avanguardia per quello che riguarda il periodo. Purtroppo di questi studi anatomici in realtà non ha pubblicato molto, però ha pubblicato delle cose, ha pubblicato un trattato delle attinie, per esempio, le anemone di mare, ha pubblicato delle cose di entomologia e
delle cose sulle presenze dei lavori, sulle presenze della fauna, sulla fauna, diciamo, tipica del Veneto. Di Nardo ne abbiamo già accennato, qua c'è qualche altra notizia se volete leggere. Zanardini invece è un botanico e algologo leggermente successivo, e la sua importanza principale è legata proprio all'algario, il famoso Algarium Zanardini, conservato adesso al Museo di Storia Naturale, ma donato all'epoca al Museo Correr. Si tratta di una raccolta estremamente importante, perché Zanardini ha descritto moltissime delle alghe del Adriatico, del Mediterraneo, ma anche della Papua Nuova Guinea e di altre zone di alcune zone dell'Oceania, e anche, credo se non sbaglio, del Mar Rosso. Perché è importante? Allora, una cosa che non vi ho detto prima quando parlavo delle collezioni, nell'importanza delle collezioni naturalistiche, forse diciamo una delle cose principali è che sono conservati i tipi delle specie conosciute. Tipi sono sostanzialmente l'organismo di riferimento sulla base del quale, dell'organismo specifico, è stata descritta quella specie. Questo vuol dire che io ho bisogno di quell'esemplare per poi confrontarlo con altri e capire se poi mi trovo di fronte a specie nuove o situazioni analoghe, appunto, cambiamenti, diciamo, della variabilità della specie all'interno di un territorio. Quindi sono degli oggetti molto importanti che sono, diciamo, devono essere conservati con la maggiore cura, e sono quelli che di solito, appunto, vengono mantenuti in modo più certosino, diciamo. L'Algarium Zanardini contiene centinaia di questi tipi per le alghe, e quindi ci vengono richiesti questi campioni da studiosi e università di tutto il mondo, a volte anche per fare analisi genetiche, per confrontarli poi con i materiali che raccolgono attualmente. Tra invece i donatori di materiali erpetologici, quindi di collezioni erpetologiche, quello più il primo, possiamo dire, a Venezia è Abramo Massalongo, che è un veronese, in realtà è un professore del liceo ginnasio di Verona, che si dedica in realtà in particolare soprattutto alla paleontologia e alla lichenologia, cioè allo studio dei licheni attuali, e invece piante fossili. Era un paleobotanico in particolare. Di questo ricercatore sono i pezzi più famosi sono le famose palme di Bolca, quindi palme che vedete sia al Museo di Storia Naturale, in realtà sembra non siano palme, erano interpretate come palme perché la foglia ricordava, chiaramente stiamo parlando dell'Ottocento, poi la scienza va avanti, e sono presenti in gran numero anche al Museo di Storia Naturale, chiaramente, di Verona. Ma quello che interessa a noi in particolare è che nel 1859 presenta un prospetto degli anfibi e rettili del Veneto, il primo, diciamo, la prima sintesi in qualche modo nota per il Veneto, e unisce a questa presentazione all'Istituto Veneto una collezione, un saggio di tutte queste specie conservate in liquido. Questi esemplari sono stati in realtà non riconosciuti per lungo tempo, ma sono facilmente riconoscibili perché la foggia del vaso è molto diversa da quelle degli esemplari successivi, che in realtà avevano dei cilindri, di solito si usano dei cilindri con un collo svasato, perché mantengono, cioè è molto più facile far aderire poi il vetro circolare che fa da tappo. Nel caso degli reperti di Massalongo il collo non era svasato, quindi è facilmente identificabile poi, chiaramente, anche con i cartellini, le etichette e il collegamento con il suo prospetto pubblicato negli atti dell'Istituto Veneto, e sono state riconosciute. Questo è un lavoro che sto facendo in questo periodo di revisione e riorganizzazione di questa collezione, che in realtà ha bisogno di essere chiaramente valorizzata per il valore che ha. Parallelamente, anche se un po' dopo, insomma parliamo di una quindicina di anni più tardi, per quanto riguarda invece le collezioni del Museo Correr, è Alessandro Pericle Ninni quello che
fornirà la principale iniziale collezione erpetologica. Parliamo sempre di collezione in liquido, in questo caso anche se c'è qualche reperto a secco, ma diciamo che in generale il grosso dei materiali erpetologici che sopravvivono fino ai giorni nostri sono soprattutto in liquido. E Dona ovviamente è anche lui un naturalista eclettico, raccoglie uccelli, raccoglie mammiferi, raccoglie pesci, raccoglie di tutto, e tutto questo patrimonio verrà donato nel 1876, diciamo il primo nucleo verrà donato nel 1876 e forma una raccolta molto importante, di cui ahimè anche in questo caso abbiamo dei grossi problemi, perché lui non era molto diligente dal punto di vista della catalogazione, quindi ha donato il materiale aveva delle informazioni allegate diciamo ai reperti, ma non era catalogato. La catalogazione sarà fatta dopo la sua morte, quindi alla fine dell'Ottocento, e da Giuseppe Scarpa, un altro naturalista e colui che istituisce il Museo Scarpa poi del seminario vescovile di Treviso, ma questo fantomatico catalogo manoscritto, che ci sarebbe molto utile per poter ricostruire con cura tutte le sue collezioni, è al momento disperso e non riusciamo a trovarlo. E purtroppo le varie vicissitudini dei musei in generale, ma del Museo di Storia Naturale in particolare, portano anche a queste problematiche, quindi diciamo alcuni si riconoscono, altri sono attribuiti dubitativamente a Alessandro Pericle Ninni. Ho messo questa tartaruga perché è un po' un'icona in qualche modo, che riunisce assieme tre di questi naturalisti e collezionisti di oggetti naturali. È una Chelonia Midas, è il primo esemplare noto per l'Alto Adriatico, catturato in Bocca di Malamocco nel 1864, è stato catturato vivo, è stato portato all'Istituto Veneto, studiato da Gian Domenico Nardo, che ha pubblicato una breve nota su questo animale. L'animale dopo un po' muore e viene tassidermizzato da Enrico Filippo Trois, che vedremo subito dopo, è il preparatore dell'Istituto Veneto, il conservatore dell'Istituto Veneto. Non va però ad arricchire le collezioni dell'Istituto Veneto, ma viene acquistato da Alessandro Pericle Ninni e quindi viene a far parte della collezione Ninni. Quindi, per far capire anche che all'epoca c'era un intenso scambio sia di oggetti, ma anche chiaramente soprattutto di idee, fra i naturalisti della città. E ultima cosa da dire su Alessandro Pericle Ninni è che si occupava anche di pesca e piscicoltura e ha messo insieme una collezione molto importante di chi ha visto l'allestimento precedente del Museo di Storia Naturale ricorderà questa collezione di modelli di attrezzi e imbarcazioni da pesca, che adesso, se qualcuno vuole andarla a vedere, si trova al Centro Candiani di Mestre, per una mostra proprio sulla pesca ottocentesca in laguna, e sono dei modelli talmente fedeli che hanno consentito in alcuni casi di recuperare il piano costruttivo della barca, dell'imbarcazione originale, a partire dal modello, quindi dai pezzi realizzati da questo Angelo Marella di Chioggia su commissione di Angelo Pericle Ninni. Questi oggetti tra l'altro sono stati alle esposizioni internazionali ottocentesche di Berlino e di Milano, quindi sono stati apprezzati anche a livello europeo. Altri materiali che hanno viaggiato nell'Ottocento e che hanno dato lustro a quella che è lo sviluppo tecnico-scientifico un po' della città nel periodo ottocentesco sono appunto i preparati di Trois. Trois è un allievo di Nardo, è un abilissimo tassidermista, prepara quella che sarà questa raccolta in qualche modo evocata da Nardo di fauna del Veneto, quindi a partire dalle raccolte iniziali dell'Istituto Veneto le amplia, colma le lacune e le amplia a partire, fate conto che alla fine
dell'attività di Troyes, queste collezioni partivano dai protozoi e arrivavano praticamente ai grandi mammiferi. Quindi una panoramica decisamente, non possiamo dire mai completa, ma comunque estremamente vasta per presentare quelle che sono le produzioni naturalistiche del Veneto. Era anche uno studioso, qui vedete in basso a sinistra una tavola di una delle sue pubblicazioni, erano pubblicazioni rinomate in tutta Europa perché si dedicava in particolare allo studio del sistema circolatorio di vari animali, soprattutto pesci e animali acquatici, che venivano illustrati con un dettaglio assolutamente impensabile per il periodo. Cioè adesso queste cose si fanno, ma si fanno con i microscopi elettronici, si fanno con delle tecnologie all'epoca non esistenti. Ma la cosa, diciamo, che più lo ha reso famoso è la sua collezione di anatomia comparata. Anatomia che va anche in questo caso dagli invertebrati poi fino all'uomo, fa parte della sua collezione il famoso scheletro del campanaro che vedete, che è presente al Museo di Storia Naturale, di cui c'è la famosa leggenda del campanaro della chiesa di San Marco, che essendo un uomo di elevatissima statura, più di 2 metri, Troyes aveva pensato appunto di chiedergli che donasse il proprio corpo alla scienza una volta morto. Quindi poi c'è tutta una leggenda che gira attorno a questo scheletro. Ma si tratta di oltre 2000 preparati di anatomia. Qui vedete gli scheletri, vedete preparati in liquido, vedete preparati a secco, questi sono soprattutto quelli più importanti. Abbiamo delle membrane, delle parti, del sistema respiratorio, del sistema digerente, che non hanno eguali in tutta Europa, perché consentivano di vedere il sistema circolatorio e il sistema linfatico a livello tridimensionale, mentre molto spesso appunto a livello europeo ci si accontentava di passare su vetrino questi tessuti e vederli al microscopio, quindi al di fuori, diciamo, del contesto tridimensionale dell'organo. Quindi diciamo una collezione che, se qualcuno non la conosce, vi invito a venirla a vedere al Museo di Storia Naturale, perché è in gran parte esposta nella sala di museologia. E abbiamo pochi altri naturalisti che mi preme illustrare, non naturalisti in senso lato, diciamo. Abbiamo Enrico Carlo Luigi Giorgio, i nomi non finiscono qua, di Borbone, cioè un principe Borbone, principe di Parma e conte di Bardi, che molti forse conosceranno perché è quello che ha dato origine al Museo di Arte Orientale di Capesaro. In realtà la sua collezione è finita per la maggior parte lì. Si tratta ovviamente di una collezione di arte orientale, di materiali raccolti soprattutto in Giappone, ma anche in altre zone dell'Asia, che è una collezione che era vastissima. Vedete qui, si trattava originariamente, di oltre 17.300 pezzi, in cui non mancavano oggetti naturalistici. Il viaggio di Bardi è stato un giro del mondo sostanzialmente, però il grosso delle tappe si sono svolte in Asia orientale, quindi il grosso del materiale è asiatico. Al Museo di Storia Naturale in realtà ci sono parecchi reperti, perché prima che questo materiale finisse al Museo d'Arte Orientale è stato intanto depositato tutto al Fontego dei Turchi, che si era appena liberato dal materiale del Museo Correr. Dopodiché la parte chiaramente naturalistica non è stata incorporata nel Museo d'Arte Orientale, è rimasta da noi, e di questa collezione fanno parte, se qualcuno li ricorda, perché sono alcuni degli oggetti, insomma, dei reperti più visibili, i due granchi giganti del Giappone, questi granchi che hanno un'apertura di zampe di oltre 3 metri, che adesso, di cui uno fa bella vista, bella mostra, sul soffitto della nostra Wunderkammer, e un altro è nella sala del movimento. Ci sono alcuni reperti che siamo riusciti a ricostruire appunto come appartenenti a questa collezione, altri no, perché come sempre anche in questi casi
diciamo che la cura che si dedica ai reperti d'arte e storia qui a Venezia non è stata la stessa che è stata dedicata ai reperti naturalistici, e quindi tante volte questi oggetti hanno perso l'unico riferimento che ci consentiva di collegarli alle collezioni. Quindi chiaramente questi li abbiamo, perché questo, credete, diciamo al centro è l'elenco dei materiali, e ci sono questi due granchi che portano il numero che poi è stato ritrovato sui, sulle macrocheire, cioè questi grossi crostacei. Un altro, ecco, adesso arriviamo a cavallo del Novecento, praticamente abbiamo da ultimo Bisacco Palazzi, un ingegnere veneziano, che tra l'altro ho scoperto poi recentemente abitava nel palazzo, nella casa di Desdemona, palazzo Contarini-Fasan, di fronte alla Salute, e sopra abitava mia nonna, quindi diciamo che c'è questo collegamento in qualche modo. E, è un ingegnere, quindi la sua professione non è una professione naturalistica, però lo porta a viaggiare, va in Africa, va in Belgio, ma è comunque appassionato di storia naturale e mette su una enorme collezione di animali, soprattutto locali. E questo è molto importante, è una collezione veramente importante, perché ci dà uno spaccato, una fotografia del territorio ottocentesco dell'entroterra veneziano, entroterra che adesso è diventato Porto Marghera, è diventato l'espansione urbana di Mestre, è diventato un territorio assolutamente modificato. Qui vediamo due, diciamo, reperti un po' iconici, che sono questo rospo. Sulla destra è vedete un rospetto sotto alcol e un girino, che è un pelobate, è un rospo scavatore, un tempo diffuso in pianura padana, adesso si pensava fosse completamente estinto in Veneto, in realtà è stata recentemente nel 2005 scoperta una popolazione vicino a Rosolina, ma questi esemplari vengono da Chirignago, quindi qui vicino, praticamente di là del ponte, era presente questo anfibio, che adesso è in gran parte scomparso, mentre quella che vedete al centro in basso è una delle ultime lontre abbattute in provincia di Venezia. Quindi abbiamo delle specie che ormai sono completamente scomparse, e gli unici prove che queste specie in realtà sono esistite in quest'area, chiaramente sono questi reperti. Poi è chiaro che per certi, tipo, certi animali come la lontra, che possiamo trovare citati nelle cronache e negli articoli o nei lavori scientifici, è più facile che non per i rospi o per insetti o per altri animali di cui magari non c'è traccia nella letteratura. E l'ultimo è Giuseppe De Reali, anche questo non un naturalista, anzi possiamo dire l'opposto in qualche modo, era un appassionato, era un cacciatore sostanzialmente, era un imprenditore, quindi non aveva nessun interesse nell'aspetto faunistico, però era un appassionato di caccia grossa e ha raccolto però una grossa collezione di vertebrati, soprattutto africani. E questa collezione alla sua morte è stata donata alla città di Venezia, quindi è arrivata al Museo di Storia Naturale. Qua vedete due immagini con l'allestimento nella villa di Dosson in cui risiedeva, e l'allestimento invece attuale all'interno del Museo di Storia Naturale, un po', diciamo, caricato con questo rosso per premere un po' sull'aspetto, diciamo, granghignolesco in qualche modo. Ma è comunque una collezione che ha una sua importanza, un po' perché ci dà un'idea di quello che era un po' l'approccio coloniale dell'epoca, ma anche perché è un campionario un po' della fauna di mammiferi, soprattutto dell'Africa, sono rappresentati quasi tutti i grandi mammiferi africani. Chiudo con due slide che vogliono sottolineare un po' qual è l'utilizzo ancora di questi reperti, perché a parte il reperto in sé, quindi l'aspetto storico che possiamo avere sulla determinazione, l'utilizzo per ricordare i naturalisti piuttosto che per
avere il riferimento di determinate specie, questi animali continuano, questi reperti continuano a dirci delle cose. Qualche anno fa abbiamo collaborato con l'Università di Roma, abbiamo fatto delle analisi del DNA di reperti conservati di tartarughe marine del museo. Sono tartarughe marine raccolte, pescate qui in Adriatico, quindi animali locali, e quello che ci interessava era capire a livello genetico da dove arrivavano, non scendo in dettaglio ovviamente, ma ci sono dei piccoli marcatori molecolari che ci possono consentire di capire dove quella tartaruga è nata, perché questi piccoli pezzi di DNA sono tipici di una determinata spiaggia dove quella determinata gruppo, insomma, di tartarughe continua a riprodursi. Sono animali che continuano a riprodursi nella spiaggia dove sono nate, per cui questa cosa era interessante, perché volevamo capire se nel tempo c'era un cambiamento nelle rotte migratorie di questi animali. Questi animali che troviamo in Alto Adriatico nascono di solito in Grecia, attualmente soprattutto a Zacinto e in alcune isole della Grecia occidentale. E con queste analisi genetiche abbiamo potuto confermare che anche gli animali ottocenteschi seguivano queste rotte. Quindi, diciamo, è una conferma del fatto che questa rotta migratoria è di lungo periodo e quindi è ben fissata all'interno di queste popolazioni, cosa che ha tutte delle implicazioni a livello di conservazione, perché chiaramente devo capire da dove arrivano questi animali per riuscire a proteggerli lungo tutto il loro percorso e non solo qua o non solo dove fanno le uova. Un'altra cosa che invece lega solo indirettamente le nostre collezioni e riguarda questi coccodrilli di cui abbiamo visto prima, coccodrilli portati da Miani. La ricerca non ha utilizzato i coccodrilli di Miani, ma ha utilizzato coccodrilli analoghi presenti al British Museum e al Museo dell'Università di Berkeley e al Museo di Storia Naturale di Parigi, credo. È stata fatta anche in questo caso un'analisi del DNA, oltre ai reperti, diciamo, attuali, anche alle mummie egizie, e si è visto che c'era un problema sostanzialmente il DNA di queste mummie egizie non combaciava col DNA del coccodrillo del Nilo, cioè quello che attualmente abita l'Africa orientale. E questo era abbastanza strano, perché appunto è sempre stato considerato il coccodrillo del Nilo quello che dava origine al culto del dio Sobek, il dio coccodrillo, nell'antico Egitto. Fatalità, facendo un'analisi genetica molto allargata, si è visto che questi animali corrispondono, il DNA corrisponde a quello del coccodrillo che adesso vive in Africa occidentale. E la cosa ha anche un certo senso, perché è un coccodrillo più piccolo, meno aggressivo, e questi coccodrilli non erano solo imbalsamati e utilizzati, i piccoli coccodrilli venivano utilizzati come ex voto in qualche modo, venivano imbalsamati da piccoli e venduti o ceduti ai pellegrini devoti al dio Sobek, ma erano anche allevati dai sacerdoti. E quindi è chiaro che effettivamente forse avere un coccodrillo più mansueto, il coccodrillo del Nilo, che è piuttosto aggressivo, aveva anche un suo senso. Quello che resta da capire adesso è se questi coccodrilli effettivamente vivevano anche in Africa orientale e si sono estinti, magari estinti dal competitore più aggressivo o estinti magari dagli antichi egizi che li hanno mummificati tutti, oppure è anche possibile, ma oppure se effettivamente magari venivano acquistati in qualche modo dall'Africa occidentale o importati dall'Africa occidentale. E io ho concluso qua, vi lascio se qualcuno vuole approfondire qualche nota di bibliografica. Spero di non essere stato troppo noioso, e se avete delle domande molto volentieri. Beh, io intanto ringrazio il dottor Novarini per aver aggiunto questo ulteriore tassello a questo puzzle che stiamo costruendo dell'Ottocento a Venezia, dove scopriamo che in realtà
No, spesso associamo la Venezia dell'Ottocento a decadenza e a qualcosa di negativo. In realtà stiamo scoprendo, l'abbiamo scoperto la scorsa settimana e oggi ancora di più, che era in realtà popolata da personaggi che si occupavano molto della città e che facevano un sacco di cose. Quindi direi grazie mille, soprattutto grazie a tutti voi per aver sfidato intemperie, esatto, e quant'altro. Se avete qualche domanda, magari curiosità riguardo, direi di approfittare. Se no potete venire certamente al Museo di Storia Naturale. Beh, direi che io avrei un'unica curiosità. Dopo. All'inizio ci parlava di questi libri prima della nascita del collezionismo, di come a Venezia ci fossero, certo, libri. Magari vuole dirci qualcosa di questo passaggio tra questi libri scientifici, chiamiamolo così? Ma diciamo, forse non sono la persona più competente nell'ambito, però abbiamo dei testi che venivano messi tranquillamente all'indice dall'Inquisizione e dei materiali che sono praticamente introvabili. Il grande merito di Venezia non è stato quello di raccoglierli, ma quello proprio di stamparli e mandarli fuori, spesso anche tra virgolette a costo della vita davvero, nel senso che i librai del periodo rischiavano di essere messi sul rogo per aver diffuso queste cose. Gli stampatori, almeno fino a un certo periodo, perché poi sappiamo che anche Venezia, dopo un po' l'influenza della Chiesa si è fatta sentire, ma inizialmente diciamo erano al riparo da questa. È chiaro che è molto probabile che i librai non avessero tanto, cioè gli stampatori, scusate, non avessero tanto uno stimolo a diffondere tanto questi aspetti culturali quanto a occupare un mercato, un florido mercato economico che praticamente gli era precluso a tutti gli altri in tutta Europa, quindi sicuramente anche questo ha influito sulla anche possibilità. Anche i librai erano mercanti. Beh, giustamente, insomma, bisogna Venezia, insomma, ha questa tradizione secolare. E io ricordo solo, come avrete visto dal programma, e ve l'avevamo già anticipato, che c'è stato uno scambio di date, per cui martedì prossimo avremo una doppia presenza di relatrici, avremo la dottoressa Chiappini e la dottoressa Massaro, e quindi speriamo di vedervi ancora più numerosi la prossima settimana. Grazie a tutti.